Allora, carissimi amici di Mitico Snake, rieccoci qua. Ormai lo sapete, la domenica è diventata la domenica degli unboxing. Infatti qui siamo con un nuovo pacco appena arrivato da Amazon. Quindi ragazzi, subito dopo la sigla, che tra l'altro sigla nuova che avete visto già nel video precedente, sì, dai, facciamo partire la sigla e ci vediamo subito dopo con questo unboxing. Allora ragazzi, rieccomi qua. Questo è un unboxing che rientra a far parte della Mitico Home, perché questo qui è un altro dispositivo che fa parte della mia casa, la Mitico Home, ed è un dispositivo che mi consentirà di controllare alcuni dispositivi come la TV che sta lì alle mie spalle. Intanto buttiamo questo, non serve più. Allora, lo potete vedere qui dalla seconda inquadratura ed è un Broadlink. Un Broadlink, ovvero un... vediamo se riesce a mettere a fuoco. Qui sto con la nuova fotocamera messa a fuoco automatica. Ok, perfetto. Quindi lo potete vedere nuovamente qui. Ed è un Broadlink ed è un telecomando universale che può essere comandato direttamente dall'assistente vocale sia Amazon e sia Google. Allora andiamo ad aprirlo e vediamo un attimino com'è. Allora, quindi una volta che io avrò piazzato questo qui direttamente su quel mobile là dietro, beh, posso disattivare l'ascolto vocale dalla Fire Stick TV, perché non ve ne ho parlato. Sì, ho acquistato anche una Fire Stick TV per controllare la TV, ma questo ve ne parlo in un altro video. Allora, eccolo qua. All'interno troviamo il Broadlink. Eccolo qua, vediamo all'interno della confezione, sì, troviamo altre cosine, vediamo un po', perfetto, cavo USB, micro USB e direi che ci siamo. Allora ragazzi, beh sì, vediamo un attimino com'è, perfetto direi, veramente perfetto. Allora, vedo che qui è uscita un'altra cosina. Ah, ok, penso di aver capito cosa è. Beh, diciamo che è un supporto che consente di attaccare questo Broadlink anche a muro, però io momentaneamente lo metterò direttamente sul mobile lì dietro. Quindi ragazzi, là sopra, in modo che possa comandare al momento la TV, perché non ho condizionatori, non ho nulla, diciamo, che possa essere comandato attraverso questo sistema a infrarossi. Allora ve lo faccio vedere di nuovo. Ok, eccolo qua. Allora ragazzi, io stacco questa parte video e vado subito a configurarlo. Magari vediamo anche come va. Non vi porto la parte della configurazione, però vi magari alla fine di questo video vediamo un po' come può essere configurato e le sue potenzialità. Allora, miei carissimi amici di Mitico Snake, sono qui vicino alla mia TV e sto collegando il Broadlink. Vediamo se mette a fuoco, perché è messa a fuoco automatica, ed eccolo qua, ve lo faccio rivedere. Devo dire che è costruita abbastanza bene, non è che sia una plastica di qualità, però devo dire che è fatto veramente molto molto bene. Come ho detto prima, nella prima parte dell'unboxing dietro abbiamo anche un supporto per collegarlo al muro. Ok, vediamo se riesce a mettere a fuoco. Vabbè, comunque avete capito bene. Allora, io fortunatamente adesso qui dietro tengo anche una presa direttamente dove posso collegare il cavetto USB, micro USB, e poi dopo dall'applicazione Amazon dell'assistente vocale oppure del Google Home posso andare a configurare il dispositivo. Allora, adesso lo connetto alla corrente, lascio passare qui dietro il cavo. Come potete vedere, vi faccio un attimino vedere la cosa. Alzo la fotocamera. Ragazzi, voglio ricordarvi, questa parte la sto registrando con la Nikon D5200 e gli ho collegato il microfono esterno in modo da avere un audio leggermente più pulito rispetto al suo. Dio, non è che abbia un audio male, però voglio fare anche questa prova qui, quindi due cose in una. Allora, ho collegato, lo vado a mettere subito in corrente e vediamo un po' come
funziona, ecco qua. Allora, io adesso l'ho collegato e non resta altro che vi faccio vedere. Come potete vedere, sta anche già lampeggiando ed è in fase di configurazione. Allora, carissimi amici di Mythical Snake, sono riuscito a configurare il telecomando universale, ovvero il Broadlink, e anche qui, come alcuni dispositivi, necessita dell'applicazione Broadlink sul dispositivo. Speriamo che, vediamo se riesco a far mettere a fuoco. Eccola lì, non so se riuscite a vederla. Ok, vabbè, al di là di questo, oltre che ad avere l'applicazione, serve anche la skill sull'assistente vocale Amazon. Adesso lancio alcuni comandi vocali e vi faccio vedere un po' come funziona il dispositivo Broadlink. Allora, Alexa, spegni TV cucina. Ed ecco qua che la TV è stata spenta. Facciamo nuovamente un'altra prova. Alexa, accendi la TV in cucina. Ed ecco che viene avviata. Quindi, ragazzi, devo dire che è veramente molto molto funzionale. Ho disattivato anche l'accensione e lo spegnimento direttamente dalla Fire Stick TV di Amazon, perché altrimenti sarebbe andato in conflitto. Sì, posso aumentare anche il volume. Non so se riuscite a vedere da lì. Alexa, aumenta di 10 il volume TV in cucina. E mi aumenta di 10 punti il volume della TV. Alexa, metti a 20 il volume TV in cucina. Sul dispositivo TV questa funzione non è disponibile. Bene, allora, dopo questa gaffe posso ritirarmi e chiudere qui il video. Allora, Alexa, abbassa di 10 il volume TV cucina. E come potete vedere, non so se riuscite a vedere, anzi mi metto un attimino più vicino e vi faccio vedere un attimino qui il cursore del volume. Allora, Alexa, alza il volume della TV cucina. Ed eccolo là il cursore del volume che va ad aumentarsi. Ragazzi, oltre a questo possiamo scegliere di quanti punti far aumentare o abbassare il volume, però voglio fare un'altra prova. Alexa, imposta HDMI 1 TV cucina. Non posso passare a quell'ingresso. Per vedere gli ingressi supportati, vai al menu impostazioni del dispositivo. Bene, ecco qua. Visto, allora, quindi questa cosa devo ancora configurarla. Allora, ragazzi, al momento ho impostato accensione, spegnimento, volume, perché a me principalmente interessava quella cosa lì. Però un'altra cosa, perché questo Broadlink fa anche da controlla anche la temperatura in casa. Alexa, qual è la temperatura in casa? La temperatura è 16,32. Ecco, visto, andiamo a verificare direttamente dall'applicazione Broadlink e vediamo se ha detto la realtà dei fatti. Sempre se si avvia l'applicazione, eccola qui. Allora, sì, ok, vediamo un po'. Eccolo qua, sì, ragazzi, in effetti ci aveva ragione. La temperatura qui è di 16,3 gradi. Devo dire che mi controlla anche la temperatura in casa. Dai, ragazzi, devo dire che è molto molto funzionale. Quindi, beh, possiamo collegare molteplici dispositivi come condizionatori, qualsiasi altro elettrodomestico che porta un ingresso infrarosso. Insomma, possiamo fare un po' comandare un po' tutto quello che ci serve con questo dispositivo. Allora, ragazzi, io finisco qui il video. Alla fine di questo video, nei commenti fatemi sapere come mi avete sentito in questa clip video, perché ho messo il microfono direttamente collegato alla fotocamera, la Nikon D5200, quella che avete visto nel video precedente. Allora, io di questo Broadlink vi lascio il link qua in basso in descrizione, qualora voi vogliate qualche informazione in più in quella di quelle che vi ho detto io, e perché non magari acquistare questo dispositivo nel caso facesse a caso vostro. E peraltro, lo sapete già, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, quindi ditemi quello che volete, se
qualcuno di voi lo possiede già, come si trova, insomma ditemi un po' tutto quello che volete e lasciate tutti i vostri pollicioni in su, tutti i vostri like qualora questo video vi fosse piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Dove iscritti, esservi iscritti, attivate anche la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale. Oltre a questo mi trovate anche su Instagram @MiticoSnake, ve lo ricorda anche l'animazione, e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video e magari chissà vi porterò magari un video un pochino più approfondito della Mitico Home. Quindi ragazzi, noi sì, ho detto già troppo, dai, questo unboxing è durato già molto e vabbè, ciao.